La Med Store Tunit Macerata inizia il campionato il 9 ottobre in trasferta a San Giustino, una neopromossa. Pietro Margutti, schiacciatore, arrivato a Macerata, giovane promessa, ormai sei un veterano, e ecco, come si presenta a questo primo appuntamento del campionato la tua Med Store? Speriamo nei migliori dei modi, assolutamente. È un inizio di campionato diverso magari da quello dell'anno scorso, lo trovo un livello molto più alto, quindi dovremo essere pronti. Soprattutto non vuol dire che una neopromossa non possa dare il meglio, anzi sotto questo punto di vista dovremo stare molto più attenti. La prima giornata di campionato, si sa, è quella un po' più dubbiosa, no? Quindi bisogna stare molto, molto attenti. E niente, speriamo bene. Senti, nelle ultime due stagioni la risalita in A2 si è conclusa proprio all'ultimo passo, purtroppo con un esito negativo. Le speranze per quest'anno? È meglio non dirle, ecco, diciamo così, siamo un po' scaramantici. Speriamo che quest'anno possa andare un po' più tutto liscio. Sappiamo che non sarà così perché le difficoltà ci saranno, le affronteremo e sarà proprio questo il nostro punto di forza, ovvero riuscire a emergere dalle difficoltà, perché abbiamo visto che negli anni è l'unico modo per riuscire ad arrivare veramente nel nostro obiettivo. La guida tecnica è stata affidata a Flavio Gulinelli, un allenatore con esperienze internazionali in A1, quindi non è che il manico questa volta magari non sia all'altezza. Credo che vi stia preparando nel migliore dei modi. Le sensazioni fra di voi? Ma le sensazioni, io ho una grandissima stima verso Flavio per il lavoro che per il momento stiamo affrontando, quindi mi fido molto di lui, delle sue sia esperienze lavorative in altre squadre, top team, e sia nella sua mentalità di gioco si sposa molto con la mia, quindi sono davvero molto contento che sia arrivato quest'anno a Macerata e speriamo di fare bene, soprattutto anche grazie a lui, perché soprattutto mi sembra una persona che non si tira indietro davanti alle difficoltà. Ecco, invece tra i compagni di squadra diversi cambiamenti nel roster, ecco, come vi state trovando? C'è già affiatamento? Siete in sinergia fra di voi? Sì, ci conosciamo da poco, però col fatto che siamo tutti i giorni insieme in palestra riusciamo ad avere la stessa passione, la stessa, mettiamo tutti quanti la stessa energia, quindi secondo me stiamo costruendo un'ottima squadra, anche non solamente a livello tecnico, comunque diciamo sul campo, ma anche fuori, sì, è importante, però secondo me i talenti che abbiamo quest'anno vanno al di sopra magari di quella che può essere anche la nostra categoria. Il primo appuntamento al Banca Macerata Forum poi il 16 ottobre, la prima partita in casa contro Parma, quindi una piazza con grandi tradizioni pallavolistiche. Il pubblico nel finale di stagione scorsa vi ha seguito molto, sperando appunto in un esito positivo, quindi si è ricollegata la città a questa squadra. Cosa sperate di trovare al Palasport? Speriamo di riuscire a portare più gente possibile, ma non tanto, cioè, sia per noi per quanto riguarda il gioco, perché comunque avere un pubblico che ti sostiene è sicuramente molto più facile. L'anno scorso secondo me questa cosa l'abbiamo fatta valere, cioè che in casa siamo stati veramente molto temibili, ma soprattutto grazie anche al nostro pubblico. Quindi quello che mi auguro è sempre ovviamente di avere il palazzetto pubblico pieno, e quindi cerchiamo di fare bene e soprattutto di far divertire la gente, perché penso che sia questo il fondamentale.